www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. I mezzi speciali di AMIA, Comune e AMAP, ma la situazione della raccolta dei rifiuti resta drammatica. I commissari dell'AMIA pronti a dimettersi se il sindaco acquisirà immediatamente le competenze dell'azienda. Nel pomeriggio nuovo corteo dei dipendenti che chiedono certezze sul loro futuro. Al corteo dei dipendenti AMIA si sono sommate altre proteste in Piazza Indipendenza in 2000 per chiedere più fondi per la cassa integrazione alla vigilia della manifestazione di Roma, ma hanno protestato anche i lavoratori multiservizi e GESIP. Le spoglie di Don Puglisi, assassinato nel 1993, traslate nella cattedrale di Palermo. Ha quindi preso il via il calendario di manifestazioni che culminerà con la beatificazione del parroco di Brancaccio il 25 maggio. Il bilancio 2013 riscritto dal governo tarda ad arrivare all'Assemblea regionale siciliana. Domani dovrebbe riunirsi la commissione competente. Mercoledì è fissata l'aula. Al clima di incertezza si associano le fibrillazioni nella maggioranza. Buonasera, benvenuti al TG Med. È proseguita nel pomeriggio la protesta dei dipendenti AMIA e AMIA SM. Un corteo di manifestanti ha infatti raggiunto la sede della prefettura. Qui una delegazione di rappresentanti degli operai ha chiesto maggiore tutela da parte delle istituzioni interessate. Vediamo il servizio che è di Marianna Grillo. Circa 300 dipendenti di AMIA e AMIA SM sono partiti intorno alle 14 da Piazza Indipendenza. Dopo aver percorso le vie del centro, hanno raggiunto la prefettura per chiedere ancora una volta certezze sui propri posti di lavoro, dopo che il tribunale ha respinto la richiesta di concordato, aprendo così la strada a un probabile fallimento dell'azienda. Mercoledì prossimo il prefetto Postiglione riceverà i sindacati per fare il punto sulla vertenza. Ci dispiace che la città viva questo disagio, ma noi, oltre che dipendenti di MSPA, siamo cittadini di Palermo e quindi viviamo questa doppia situazione. Non possiamo però fare a meno di fare tutto questo, perché la situazione si è incancrenita negli ultimi giorni, ma va avanti da troppi anni, e quindi questo non ci permette di poter fare previsioni sul nostro futuro. Non ci permette di poter fare previsioni sul nostro futuro e ci fa vivere questo stato di incertezza in maniera veramente pesante. Per il momento siamo calpestati anche come dignità di essere umani, cioè come esseri umani e come lavoratori, persone che devono sposarsi, e ci trattano anche le banche nei mutui come la peste, perché appena vedono che siamo, sentono che siamo lavoratori di AMIA, pratiche o li cestinano o dicono venga più tardi, venga tra un anno, tra un mese, perché non sappiamo, non sapendo il futuro dell'AMIA, ciò che sarà. Giustamente per ora siamo completamente abbandonati da tutti. Siamo per l'ennesima volta qua in attesa che il nostro futuro possa diventare più sereno, quantomeno darci delle rassicurazioni immediate, delle garanzie. Aspettiamo che scendano i nostri rappresentanti e vedere cosa il prefetto o chi per lui decide o ci promette. A questo punto viviamo di promessa in promessa. E per domani sono previste ancora manifestazioni, stavolta in tutta la Sicilia. A protestare nelle nove prefetture dell'isola i dipendenti ATO, segno questo che l'emergenza rifiuti si sta estendendo in diverse province oltre a quella palermitana. Intanto sono stati oltre 50 la notte scorsa gli incendi accumuli di rifiuti a Palermo. AMIA sta tentando di smaltire gli arretrati, ma la situazione in molte zone resta drammatica, come ci spiega Luca Salerno.
Via Denebrodi è il caso esemplare della situazione dei rifiuti a Palermo. A cassonetti completamente ripuliti se ne affiancano altri dove l'immondizia palesemente non viene raccolta da giorni. Dal centro alla periferia la situazione non cambia granché dopo i ritardi accumulati nella raccolta a causa dei problemi nella discarica di Bellolampo e delle proteste dei lavoratori per il rischio fallimento di AMIA e AMISM. Quello che accomuna tutte le zone è comunque la frustrazione dei cittadini. Lei è di questa zona? Sì. E vorrei andare vicino all'abitazione del sindaco per vedere se c'è la stessa cosa. Non so manco dove abito. Ma da quanto è così la situazione qui? Qui? Da circa una settimana, 10 giorni, 15 giorni. È uno schifo. Grazie. Non solo, non sento la puzza che c'è. In via Monteiblei c'è una scarica permanente. Lì scaricano regolarmente l'immondizia. È una vergogna, andatela a vedere, qua dietro, proprio qua dietro. E in via Montiblè la situazione è questa. Più che di cassonetti stracolmi si può parlare di una discarica a cielo aperto dove si può trovare davvero di tutto. Come d'altronde in alcuni tratti delle corsie laterali di Viale Regione Siciliana dove anche aspettare un autobus è praticamente impossibile a meno che non lo si faccia immersi tra i rifiuti. Anche per quanto riguarda i cestini della spazzatura di competenza dei lavoratori AMSM la situazione non è tanto diversa. Io abito qui. E la situazione dei rifiuti in questi giorni com'è stata? Uguale per tutti i giorni. Cioè? Non l'hanno raccolta. I lavoratori che scioperano, che hanno la preoccupazione, la paura di essere licenziati, tanto di cappello, è giusto che loro manifestino, però è pur vero che dietro a questo noi non dobbiamo pagare, noi cittadini, sempre lo scotto di cattive amministrazioni. Anche la notte scorsa sono andati avanti gli incendi e cumuli di rifiuti, numero di interventi record per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di oltre 50 roghi. Intanto, oggi nel tentativo di smaltire gli arretrati della raccolta, il comune ha annunciato che i mezzi dell'AMIA saranno affiancati da quelli di AMA, PMG, con l'aiuto degli operai del COIME. Il comune cosa dovrebbe fare? Il sindaco Orlando, che è una persona preparata, colta, che ha girato veramente il mondo, dovrebbe rendersi conto che Palermo è una fogna. Mi dispiace doverlo dire. La Procura di Palermo sta valutando l'apertura di un'inchiesta su quest'ultima emergenza rifiuti in città, mentre i commissari AMIA si dicono pronti a lasciare gli incarichi dopo le polemiche delle ultime settimane con il sindaco Orlando. Sentiamo Federica Di Gloria. Nonostante l'emergenza rifiuti sotto gli occhi di tutti, al momento sul tavolo della Procura non sarebbero arrivate segnalazioni né sui problemi sanitari né sui rallentamenti alla raccolta causati dallo stato di agitazione dei dipendenti AMIA. I magistrati, in ogni caso, si sono mossi di loro iniziativa acquisendo documenti e informazioni. Il reato che si potrebbe ipotizzare è quello di interruzione di servizio pubblico. Non è la prima volta che l'emergenza rifiuti finisce in Procura, un fascicolo che si avvia alla chiusura e alla richiesta di rinvio a giudizio venne aperto nei mesi scorsi in occasione dell'ennesima protesta dei dipendenti. In quel caso gli indagati furono 698 netturbini e operatori di cui i PM stanno vagliando le singole posizioni. Nel frattempo, sul fronte della raccolta, l'AMIA fa sapere che in molti casi si interviene manualmente e che le problematiche legate a Bellolampo stanno creando incolonnamenti e attese, riducendo l'efficienza della discarica di almeno il 50%. A peggiorare la situazione anche una avaria ad uno dei trituratori, che è stato comunque già riparato. E intanto, dopo il braccio di ferro degli ultimi giorni con il sindaco di Palermo, intervengono i commissari dell'AMIA. Siamo pronti a dimetterci, dicono, purché Orlando intervenga a garantire il concordato. E quanto si legge in una nota, il fallimento, scrivono i commissari, può ancora essere evitato. Il sindaco di Palermo ha sempre detto di avere i soldi, ma di non metterli a disposizione causa la presenza dei commissari, pur di non far fallire AMIA, conclude la nota. I commissari sono pronti, se il sindaco si impegna pubblicamente con il tribunale a garantire il concordato, a dimettersi immediatamente, eliminando così il problema. E adesso la parola passa naturalmente a Orlando. Intanto si torna a discutere dell'emergenza percolato, la nave ferma al porto di Palermo e che avrebbe dovuto trasportare a Olbia almeno 3.000 tonnellate del liquido prodotto dai rifiuti sulla base di un accordo con una società di stoccaggio sarda, poi bloccato, in realtà è vuota. Il percolato di Bellolampo dovrebbe prendere invece altre strade, una parte sarebbe destinata infatti ad una società calabra, la IAM di Gioia Tauro, mentre un altro quantitativo del liquido inquinante sarebbe destinato ad un
altro impianto di trattamento, quella della Geosystem di Catania. Questa mattina, intorno alle 9, circa 40 lavoratori della GESIP, la società partecipata adesso in liquidazione, si sono introdotti nei locali dell'assessorato regionale al lavoro, violando le porte di sicurezza e facendo scattare l'allarme. Gli operai hanno chiesto la firma immediata da parte del direttore generale, Anna Rosa Corsello, degli assegni per il pagamento della cassa integrazione concordata. Il dirigente ha spiegato ai lavoratori che sarà l'INPS, rispettando l'ordine dei pagamenti, a erogare gli assegni. L'intervento delle forze di polizia ha impedito che la situazione potesse degenerare. Nel frattempo la Digos ha già identificato una decina di operai che verranno denunciati per invasione di pubblico ufficio e danneggiamento aggravato. Circa 30 ex interinali della società regionale Multiservizi, che da oltre 3 anni sono senza lavoro, hanno occupato per protesta alcuni locali dell'assessorato regionale al bilancio in via Notar Bartolo a Palermo. Hanno chiesto che sia dato seguito ai provvedimenti della magistratura che consentirebbe loro di essere reintegrati nel posto di lavoro. Si tiene di protesta questa mattina a Palermo, promosso dalle sigle sindacali unite per chiedere al governo regionale di trovare le risorse necessarie per evitare l'esclusione dagli ammortizzatori sociali di una buona fetta di lavoratori. Vediamo il servizio. Oggi l'interlocutore è stato il governo regionale, domani la protesta si sposterà a Roma per chiedere risposte al governo nazionale. Dopo gli annunciati problemi di fondi per erogare la cassa integrazione a tutti i lavoratori che ne hanno diritto, e in Sicilia lo scorso anno sono stati oltre 25.000, le sigle sindacali hanno deciso di alzare la voce e lo hanno fatto con un sit-in in Piazza Indipendenza e con blitz estemporanei per bloccare il traffico nelle vie limitrofe. L'obiettivo è evitare che nel 2013 molti restino senza il paracadute degli ammortizzatori sociali. Lo stesso ministro Fornero non ha nascosto l'emergenza e ha auspicato, prima della fine del suo mandato e attraverso un confronto responsabile con le forze politiche e le parti sociali, di poter trovare fondi per almeno 1 miliardo di euro da aggiungere a quelli già stanziati per la CIG, anche se, ha ammesso candidamente, non saranno comunque sufficienti a coprire il fabbisogno. Al governo Crocetta i sindacati chiedono invece uno sforzo maggiore per cercare di colmare il gap infrastrutturale che allontana ancora di più la Sicilia dal resto d'Italia e amplifica inevitabilmente gli effetti della crisi. Noi chiediamo che il governo nazionale e quello regionale si impegnino per trovare risorse necessarie ai fabbisogni siciliani, e peraltro la Sicilia ha una specificità in aggiunta rispetto a tante altre regioni d'Italia. Noi abbiamo la crisi delle società partecipate, come dimostrano il caso AMI e il caso GESIP, che in molte situazioni costringerà a intervenire ricercando in quegli strumenti che sono denominati ammortizzatori in deroga una soluzione anche temporanea per poter dare un sostegno al reddito dei lavoratori. Questo significa che occorrono molte più risorse di quelle che abbiamo avuto disponibili lo scorso anno. Questa è una vera grande emergenza sociale. È stata ritrovata questa notte la piccola Noemi, la bimba di 23 mesi che era scomparsa ieri pomeriggio nelle campagne di Mistretta in provincia di Messina. La bambina è stata ritrovata mentre vagava da sola a circa 4 chilometri dal luogo della scomparsa. Le sue condizioni sono comunque buone. A dare l'allarme ieri era stato il fratello maggiore della piccola, che era sparita mentre giocava con altri bimbi. I carabinieri escludono un tentato rapimento, ma hanno comunque ascoltato familiari, parenti e diversi testimoni, compresi i soccorritori. In ogni caso, secondo i carabinieri, la bambina ha tutti i segnali dell'allontanamento volontario. Ha lasciato il carcere e si trova adesso ai domiciliari il sindaco di Montelepre, Giacomo Tinervia. La settimana scorsa era stato arrestato dai carabinieri per concussione e concorso in estorsione nell'ambito di un maxi blitz antimafia. Secondo la procura, Tinervia avrebbe ricevuto una mazzetta di 7.000 euro da un imprenditore e avrebbe fatto da intermediario tra la vittima e le cosche nella riscossione del pizzo. Il capomafia Giuseppe Lombardo, nelle intercettazioni, aveva parlato di tangenti pagate a Giacomino. Tinervia si è difeso sostenendo che il boss parlava di un suo omonimo.
Un'azienda di autotrasporti del valore di quasi 5 milioni di euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza a Palermo. La ditta, con sede a Brancaccio e filiali a Campobello di Mazara, sarebbe intestata a un prestanome, ma il vero proprietario, secondo gli investigatori, sarebbe Cesare Carmelo Lupo, di 52 anni, attualmente in carcere per associazione mafiosa e indicato come appartenente al mandamento di Brancaccio. L'azienda sequestrata oggi dalle Fiamme Gialle, con 21 autocarri a disposizione, eseguiva consegne di merci nelle province di Palermo e Trapani per conto di società di trasporti leader nel settore in Italia. Le spoglie mortali di Don Pino Puglisi sono state trasportate dal cimitero Sant'Orsola nella cattedrale di Palermo. Si tratta del primo atto che precede la prossima celebrazione del rito della beatificazione del parroco di Brancaccio, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, nel giorno del suo 56esimo compleanno, che si terrà il prossimo 25 maggio nello stadio comunale Renzo Barbera. Sentiamo Luigi Perollo. In gergo tecnico si chiama estumulazione ed è una procedura complessa e molto delicata. Nel caso delle spoglie di Don Puglisi è stata compiuta dalla commissione diocesana incaricata dei riti per la beatificazione del parroco di Brancaccio nella cappella della congregazione dei santi Euno e Giuliano. Le operazioni di ricognizione sono state espletate nell'adiacente chiesa di Santo Spirito. Il corpo di Don Puglisi, intatto o se preferiamo non corrotto secondo alcune testimonianze raccolte oggi, è stato quindi posto in una nuova cassa che vedete già in cattedrale in questa foto rubata. Erano presenti tra gli altri il vescovo ausiliare di Palermo, Monsignor Carmelo Cuttitta, delegato del cardinale Paolo Romeo, insieme a Don Vincenzo Talluto e Monsignor Giuseppe Oliveri, e il medico legale Livio Milone, nominato dalla Fondazione Camposanto di Santo Spirito, il cui presidente Francesco Di Paola auspica che l'azione pastorale di Don Puglisi possa costituire un valido esempio d'educazione alla fede e alle nuove generazioni nel respingere ogni forma di violenza. La causa per il riconoscimento del martirio di Don Puglisi è stata iniziata a livello diocesano nel 1998, a 5 anni dal delitto, per volere del cardinale Salvatore De Giorgi, allora arcivescovo di Palermo. La raccolta di documenti e testimonianze si è conclusa il 6 maggio del 2001 e dalla fine di settembre l'incartamento è stato all'esame della Congregazione per le cause dei santi in Vaticano. Adesso, dopo la traslazione delle spoglie in cattedrale, si attende la celebrazione solenne, in programma il 25 maggio nello stadio Renzo Barbera, durante la quale Don Pino Puglisi sarà proclamato beato. E adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa pubblicitaria. A tra poco. La conoscenza è il modo migliore per dare lunga vita a una pianta. Ecco perché tutti le vendono, ma solo uno le conosce davvero. Flower by Ignazio Ferrante, un luogo in cui i colori e i profumi inebriano i sensi, un luogo dove piante e fiori hanno una vera anima. Flower, lo trovi in Viale Campagna 14B. Megastore Centro Divani, grande nella scelta e nella qualità, presenta Martina. Divano in tessuto disponibile in più di 100 colori a 395 euro. Matiz. Divano letto matrimoniale a 590 euro. Sabina. Divano in pelle trend a 375 euro. Teo. Componibile letto con contenitore a 535 euro. Li trovi solo da Megastore, di Adile, a Palermo in via Partanna Mondello 39H. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti rifacimenti bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Il mobile artigianale non è mai stato così conveniente. Primavera. Acquista una cucina e avrai un buono di euro 1500 spendibile immediatamente. La Bottega del Legno, in via Olio di Lino 7, a Palermo.
Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Cercasi principessa per offerta da favola. Da 2V il materasso memory form, la rete più due guanciali a soli 990 euro. A rate senza interessi e in omaggio il letto con sistema contenitore. Affrettati, l'offerta è valida nei nostri punti vendita fino al 30 aprile. Hai deciso di vendere il tuo oro ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo. A prezzi blindati! Blindo Casa. Esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro, si effettua anche servizio a domicilio, vitto e alloggio in camera doppia o tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese, assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. Beni per 100.000 euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Catania. Antonino Arena, di 42 anni, ritenuto elemento di spicco della cosca dei Cursoti, fermato dalla polizia il 7 maggio del 2012 nell'ambito dell'operazione antimafia Nuovo Corso. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale Etneo su richiesta del procuratore capo Giovanni Salvi. I sigilli sono stati posti ad un appartamento alla trattoria Torre del Vescovo di Via del Plebiscito nel rione Antico Corso, a due auto, a una moto e a conti correnti. Da indagini della squadra mobile coordinate dalla DDA della Procura è emerso come Arena collaborasse attivamente con il boss dei Cursoti, il boss Giuseppe Garrozzo, finanziando il rifornimento di droga, l'acquisto di armi, il pagamento degli avvocati e degli stipendi agli affiliati. Continuano le intimidazioni nei confronti dei gestori di attività commerciali a Palermo, dove stamattina le saracinesche della pizzeria American Mimmo in via Empedocle Restivo sono state trovate dal titolare dell'esercizio sigillate con della colla posta nei lucchetti. L'uomo ha negato di aver mai ricevuto richieste estorsive. Quello di oggi è solo l'ultimo episodio. Pochi giorni fa, infatti, con modalità analoghe, un'intimidazione era stata rivolta nei confronti di un centro estetica di via Camigliani, sempre a Palermo. Si è aperta una settimana decisiva per la politica con due fronti caldi, l'Assemblea regionale siciliana e Palazzo d'Orléans, dove la maggioranza è in fibrillazione. Intanto la bozza di bilancio non è stata ancora presentata dal governo alle commissioni competenti dell'ARS. Vediamo il servizio. L'arrivo a Sala d'Ercole del bilancio 2013 della Regione, accompagnato dalla legge di stabilità, si conferma più travagliato del previsto, dal momento che nell'ultima stesura definita dal governo sono entrati i conti in rosso delle società regionali insieme alle ipotesi di nuove sforbiciate a consulenti ed esperti. Il buco stimato è di circa 18 milioni, un deficit da recuperare, secondo l'assessore all'economia Bianchi, alzando al 35% il tetto dei tagli previsti per assessorati, dipartimenti e capitoli di spesa. Domani si riunirà la Commissione Finanza dell'ARS, dove andranno l'assessore Bianchi e il ragioniere generale per illustrare la nota di variazione del bilancio e l'emendamento alla legge di stabilità. Mercoledì è prevista l'aula, ma difficilmente potrà avere inizio la discussione sul bilancio, mancando i tempi tecnici per analizzare l'intero documento in commissione.
A Palazzo d'Orléans intanto la maggioranza è in fibrillazione dopo il passo falso dei 12 franchi tiratori durante la seduta per l'elezione dei 3 elettori regionali del nuovo capo dello Stato e dopo, soprattutto, la sortita dell'UDC che ipotizza un'apertura al centrodestra e in ogni caso la ricerca di larghe intese. Una posizione che non è piaciuta affatto agli alleati che a questo punto chiedono un'approfondita verifica degli equilibri della maggioranza. Fibrillazioni che non fanno bene al governo, soprattutto in una fase delicata come quella relativa all'approvazione entro il 30 aprile del bilancio. Mercoledì il presidente della regione Crocetta, in ogni caso sarà a Roma con il presidente dell'ARS Arvizzone dell'UDC e l'ex presidente Cascio del PDL per prendere parte alle votazioni per il Quirinale. Intanto il governo ha deciso di congelare la graduatoria per la nomina dei dirigenti delle 17 aziende sanitarie siciliane al momento commissariate. A stilare i criteri di selezione era stato l'assessorato regionale alla salute guidato da Lucia Borsellino, che aveva stabilito anche di dare 40 punti su 100 per le passate esperienze nelle aziende di grossa dimensione. Il governatore Rosario Crocetta si è però accorto che quei parametri avrebbero finito per favorire in molti casi manager che da anni ricoprono ruoli di vertice nella sanità siciliana. La lista di aspiranti al colloquio orale, che doveva essere resa nota venerdì scorso, è stata quindi congelata. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, è da ieri cittadino onorario di Tusa, il comune del Messinese, dove il governatore ha da tempo scelto di risiedere all'interno dell'atelier sul mare realizzato dal mecenate Antonio Presti. A conferire la cittadinanza è stato il sindaco di Tusa, Angelo Tudisca, che ha così voluto rimarcare il rapporto ormai stretto tra Crocetta e il borgo marinaro di Castel di Tusa. E parliamo adesso di ticket sanitari, perché è stata prorogata fino al 30 giugno l'esenzione per le persone disoccupate, scaduta il 31 marzo scorso. Lo fa sapere l'azienda sanitaria di Palermo. La proroga, fa sapere l'ASP, è valida solo per i cittadini che, con riferimento ai redditi del 2012 e alla condizione occupazionale, hanno mantenuto i requisiti già in possesso. Già nei giorni scorsi era scattata la proroga per altre categorie di cittadini esenti dal ticket, fissata al prossimo 30 giugno. Un disoccupato nisseno di 56 anni è stato arrestato dalla polizia postale di Palermo. Diffondeva su internet un'enorme quantità di video, dicono gli investigatori, contenenti scene raccapriccianti di violenze sessuali nei confronti di bambini in tenerissima età, alcuni dei quali addirittura infanti. Le indagini sono scaturite da una segnalazione pervenuta mesi fa da un ufficio di polizia postale della Lombardia. La polizia ha trovato in casa dell'arrestato circa 1.400 file pedopornografici. Adesso parliamo di sport. Ieri era domenica, una giornata che per molti italiani è sportivamente consacrata al calcio, ma noi siamo andati a curiosare in un campo di tiro al volo nel palermitano per osservare da vicino una realtà sportiva che anche nel bel paese ha cominciato a far parlare di sé grazie all'oro di Jessica Rossi alle Olimpiadi di Londra. Vediamo il servizio. Quello di Contrada Traversa, 20 miglia di Sicilia nel Palermitano, è uno degli ultimi campi di tiro al volo rimasti operativi nella provincia del capoluogo. Ogni domenica i tiratori si ritrovano sulle piazzole per allenarsi e sono sempre di più i giovani che si avvicinano a questa disciplina, apparentemente violenta e pericolosa, ma che nella realtà è riuscita a conquistare anche in Italia dignità di sport da seguire grazie ai successi di atleti italiani in competizioni internazionali. Noi abbiamo delle belle realtà in Sicilia, qua questo è un centro di avviamento allo sport dal 1993, momentaneamente abbiamo una quindicina di ragazzi dalla fascia 13-20 anni che praticano questo sport. Ovviamente c'è stato il ritorno d'immagine delle Olimpiadi di Jessica Rossi e del Gran Premio, la prima Coppa del Mondo ad Acapulco disputata a marzo, dove praticamente 3 ragazzi del settore giovanile hanno contribuito al medagliere italiano. Su 15 medaglie 7 erano italiane. Questo sport è praticato con il fucile, ma per noi è un attrezzo sportivo, per questo non è uno sport aggressivo.
Ieri nel campo di tiro di Contrada Traversa era giorno di memoria, si è disputato infatti il primo trofeo Matteo Muratore. 109 i tiratori in gara provenienti da tutta la Sicilia e suddivisi in 4 categorie. Tra loro anche due ragazze di 15 anni e due tiratori di 78 anni. Il tiratore più giovane della competizione è stato un ragazzo di appena 14 anni. I primi tre classificati della gara sono stati al primo posto Filippo Giuseppe Correnti di Enna con 49 piattelli colpiti su 50, secondo classificato Paolo Putano di Palermo, anche lui con 49 su 50, e al terzo posto Antonino Polizzi di Altofonte con 48 su 50. Lo stesso Polizzi si è però aggiudicato il trofeo del barrage finale con il punteggio a 23 su 25. Oh. C'è ancora una breve pausa, ci vediamo dopo. Al Mercatone della Ceramica parlano i prezzi. Alcuni esempi. Piatto doccia, 29,90 euro. Serie sanitari 4 pezzi, 69 euro. Gresso porcellanato, opera incerta, 8,90 euro al metro quadro. Vasca idro con sportello, 1490. Ilmercatonedellaceramica.com. Aperti anche il sabato pomeriggio. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Centro Ippico Ristorante Lo Sperone, scuola d'equitazione per adulti e bambini, maneggio e ristorante con cucina tipica siciliana. Festeggia da noi qualsiasi evento in ogni periodo dell'anno. Contrada Sasi, Alcamo, www.losperone.it. Tesoro, sposami. Brindiamo? Certo! Pensiamo allora a blindare la nostra casa. Ampia scelta infissi, porte realizzate artigianalmente e non solo, a prezzi blindati. Blindo Casa, esposizione Viale Regione Siciliana 686 a Palermo. Infoline 091 663 1016. Pranzo 5 euro, cena 8 euro, mezza pensione 8 euro con colazione e pranzo, pensione completa 13 euro. Si effettua anche servizio a domicilio. Bitto e alloggio in camera doppio tripla con pensione completa 40 euro al giorno, 200 euro alla settimana, 700 euro al mese. Assistenza sanitaria H24, comunità alloggio per anziani Samuela, via Leonardo da Vinci 30 Palermo. Il TG Med termina qui, vi lascio le previsioni meteo per la giornata di domani. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Domani si rinnova una giornata di primavera con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento, ma di poco conto. Le temperature sono previste in lieve calo. Venti deboli da nord-nord-est sino a moderati tesi settentrionali con mari poco mossi.